cambia di modulo anche una squadra più solida. Andiamo a rigustarcelo allora questo match con gli highlight per Palermo e Benevento, con il Palermo che torna al modulo con il rombo e con Trajkovski dietro le due punte. Ritorna invece Muraschi a centrocampo per Stellone, conferma il 3-5-2 che ha portato a tre punti all'interruzione soprattutto di una emorragia dei risultati il Benevento, che davanti a Coda e Asensio, e Coda sarà l'uomo più pericoloso con la maglia giallorossa. Si prende un bel rischio Iaialo sotto forma di deviazione con spalla per il calcio d'angolo che genera questo colpo di testa di Coda, costantemente cercato su ogni calcio piazzato. Questo ad esempio è molto più pericoloso con il colpo di tempia che fa transitare il pallone un metro dalla porta dell'ex Brignoli. E poi la palla gol più limpida avuta da Coda nel corso della prima frazione, destro-sinistro preciso l'intervento di Salvi che costringe l'attaccante del Benevento a compiere una scelta affrettata. Allora finale di frazione per il Palermo con Trajkovski che cerca di nascondere l'idea di andare a concludere a rete anziché andare al traversone, con Nestorowski che per una volta si libera dalla gabbia che gli ha costruito attorno Bucchi, calcia violento sul primo palo, molto poco comunque c'era. Nestorowski che concluderà il mese di novembre senza reti, così come senza reti da tempo è Trajkovski che va a indirizzare palla su as diagonale con doppia deviazione, Bandinelli prima, portiere poi, Montipò in calcio d'angolo. In avvio di ripresa, come detto, il Benevento perde subito viola, il Palermo attacca testa bassa, l'altro ex della partita Puskas controlla e calcia, però pallone decisamente alto in curva, quindi ammonito Rajkovic. Dopo aver perso Letizia, il Benevento porta a casa un altro colpo con Maggio che invece stringerà i denti e concluderà la partita. Si passa al 4-2-4 per il Benevento e il laterale basso di sinistra è di Chiara, interpretazione ultra offensiva per il giocatore in maglia 7 che inizia a recapitare palloni molto pericolosi, e sempre Coda ad allungare la lista degli impianti della serata. Da calcio d'angolo il Benevento, la sponda di volta e Brignoli non si fida della traiettoria del pallone, colpito ancora una volta dal 9 del Benevento, si arrampica e allunga oltre la trasversale. Il finale di partita però è tutto rosanero, con Puskas ambizioso nel suo interno sinistro che gira ma non gira abbastanza per superare Montipò. Anche il Palermo concluderà la partita con il 4-2-4 con l'inserimento di Falletti e nel finale anche di Moreo. Brignoli protegge invece il primo palo sulla sassata di buon aiuto, entrato al posto di Viola. L'ultimo cambio, eccolo qui, il penultimo cambio o meglio per Stellone, sarà Rispoli per Salvi in apertura invece di sostituzioni rosanero Falletti. Salvi ammonito, motivo per cui verrà poi richiamato in panchina da Stellone stesso. Ammonito anche Maggio per aver trattenuto Trajkovski in una partita che pian piano si consegna alle sfumature, si consegna al dettaglio. Come detto, dentro Rispoli per gli ultimi 10 minuti di gara al posto del ammonito Salvi. Quindi lancio profondo per Nestorowski, pallone dentro e Trajkovski dal dischetto mette altissimo, e qui probabilmente si capisce che non è proprio in fiducia, da due mesi attende il gol dopo inizio di campionato notevole. Quindi Iaialo trova un avversario, è Asensio che si sostituisce, anzi Bandinelli che si sostituisce a Montipò per consentire al Palermo di andare solo alla bandierina. È il solito finale di gara arrembante della formazione di Stellone, che concluderà con Moreo al centro dell'attacco al posto di Puskas, e con la punizione contestata da Nestorowski per il tocco con il braccio in barriera.